Paolo De Chiesa, ex sciatore della Valanga Azzurra guidata da Mario Cotelli. Con De Chiesa, su Radio TSN, abbiamo parlato della sua carriera, del momento attuale dello sci, ma anche delle Olimpiadi 2026. Con noi in studio, Chicco Cotelli, un altro pezzo della storia dello sci italiano. Paolo De Chiesa, grande slalomista, un mare di podi, non ha mai vinto ma sempre secondo e terzo. Lui non è riuscito a battere anche Stenmark senza arrivare primo, che è il massimo. Però battere Stenmark allora, mica male. Ma voi sapete perché non ho mai vinto, vero? No, se ce lo racconti ci rendi edotti di questa cosa. Allora, non ho mai vinto perché mi allenava Chicco. Allora, io sono arrivato sul podio un po' di volte perché mi allenava Chicco, quindi io non ero un campione. No, adesso fate il scherzo. Io non ero un campione, Chicco lo sa, ero un bravo sciatore, ci mancherebbe, ero forte, stavo bene, avevo talento. Ma i campioni erano diversi e quindi io ero felice di andare sul podio con loro, con Töni, Gross, Stenmark, Zurbriggen, Girardelli, Filmer, Neureuther, insomma. Sì, bisogna dire che cacera. Hai avuto degli avversari incredibili. In una generazione mica male, insomma, con cui combattere. Sì. Ma sai che qualcuno mi dice, ma pensa un po', fossi nato magari un po' prima, un po' dopo. Certo. Ma no, ma tanto i campioni ci sono sempre, i campioni sono campioni e se tu non sei campione le prendi, cioè questa è la verità. Con Paolo De Chiesa su TSN abbiamo discusso anche di Milano Cortina 2026, vediamo. Questo corpo delle Olimpiadi miste è veramente un gran colpo, devo dire, perché Milano Cortina, ma Milano vuol dire Bormio, perché se non cambieranno le cose nel dossier di candidatura e poi di presentazione delle Olimpiadi, le gare maschili dello sci alpino saranno ospitate a Bormio sulla Stelvio, quindi ci saranno delle gare di velocità veramente straordinarie, perché la Stelvio è seconda solo a Kitzbühel nei miei gusti, e quindi ci sarà una grande Olimpiade finalmente, perché le Olimpiadi poi raramente si svolgono, per quanto riguarda lo sci alpino, su piste veramente belle. È capitato, per carità, però più delle volte le piste lasciano, beh, guardiamo le ultime Olimpiadi in Corea, non era mica pista olimpica, cioè possono anche essere bruttine o comunque non granché. Le ultime Olimpiadi, per esempio, la pista di discesa era ridicola, soprattutto per gli uomini. Invece a Bormio le Olimpiadi ci saranno delle piste fantastiche. Meglio Bormio per gli uomini che Cortina. Allora, a me è piaciuto moltissimo Cortina Gigante, che è più bello di quello di Bormio, secondo me, come gigante. Però per quanto riguarda discese Super G, direi che non c'è paragone, cioè Bormio, la Stelvio è unica.